Sono segnato due volte al 7, quindi facevo trattamento farmacologico e sostitutivo Per metadone. perché prendevo la buprenorfina. No, non ho mai preso una goccia di metadone in vita mia, però prendevo le pasticche, Il il Subutex. Subutex, che è un agonista antagonista. Con trattamento, con ausilio anche del trattamento psicologico, serve tutto, soltanto che ho rispettato il lavoro che facevano, ma ho cercato anche di, e l'ho capito, oltre che rispettato, però non è che mi sono messo lì a dire guarda, mi piace, è una cosa mia, mi piace e lo continuo a fare. E allora non ci sono più andato perché era inutile, capito? Vedevo che comunque me lo stavo a prendere per culo da solo. Il Sì. lavoro, appunto, puoi parlare un attimo del lavoro che fa il camper L'unità di strada nostro? ti Come no? aiutava? Siete impagabili, è necessario, potete salvare una vita, stare sul posto è una cosa fondamentale. Stando sul posto, un'unità così, che assiste nel caso di necessità, offre le siringhe, evitando che ci sia uno scambio delle siringhe, che è una cosa proprio fatale, fatale. Vai in farmacia, picchiate una siringa, sono 20 centesimi. E tu non me la dai a muso duro, davanti a tutta la gente. Già uno si vergogna a chiedere una cosa del genere. In più, vieni trattato come un pezzente, per dare una siringa che non è per divertimento, è per evitare che uno che si fa si deve fare. Non è che la pippa, la spreca. Uno che si deve fare, c'ha bisogno della siringa. E se non ce l'ha, la rimedia la può piappettare, le prendono le siringhe per terra o se le scambiano. Voi che state qui, fate sì che questo fenomeno non avviene, capito? Ci date un consiglio, ci date una parola, non ci denigrate, capito? Non solo, se si sente male uno, è questione di tempo lì, fate una differenza a livello di tempistica. È una vita, o tossico o non tossico, è una vita, capito? Perché il tossico può essere assistito e recuperato e quindi non considerato un voto a perdere, capito? Nel senso che voi fate tutto questo lavoro, voi e strutture sanitarie, perché? Per uno che ancora persevera. Però intanto fate un lavoro che non è neanche, diciamo, è sottovalutato. Non si sente parlare di unità di strada che sta lì. Capito? Quindi il vostro lavoro secondo me è impagabile, è impagabile.